Graziato da Silla per intercessione della madre Aurelia e delle Vestali, Cesare è stato inviato come tribuno militare in Grecia, a Mitilene. Qui ha modo di dimostrare tutto il suo valore. Vediamo come. Extremis annis dominationis Sillane, Cesar in Asia fuit, ubi stipendia meruit et coronam civicam vita militis Romanis servata adeptus est. Extremis annis dominationis Sillane, negli ultimi anni della dittatura di Silla, dominationis Sillane, Cesare fu in Asia, Cesare era in Asia, ubi stipendia meruit, stipendia merere, prestare servizio militare, dove prestò il servizio militare, et adeptus est coronam civicam, e ottenne, adeptus est, coronam civicam, la corona civica, vita militis Romanis servata, salvata la vita di un soldato romano, per aver salvato la vita di un soldato romano. Cos'era la corona civica? Realizzata intrecciando rami di quercia, la corona civica era la seconda onorificenza militare in ordine di importanza ed era assegnata a quel soldato che avesse salvato la vita di un cittadino romano in battaglia. Recava la scritta ob civem servatum, per aver salvato un cittadino. Una volta ottenuta, questa onorificenza poteva essere sempre indossata. Il soldato, decorato con la corona civica, aveva un posto riservato vicino ai senatori in occasione degli spettacoli pubblici e i senatori dovevano alzarsi al suo ingresso. Il cittadino salvato in battaglia doveva considerare il proprio salvatore come un parente, dovendogli quel rispetto e quelle obbligazioni che un figlio doveva al padre. Un centurione, cioè il comandante della centuria, l'unità di base della legione romana, sostiene di essere stato salvato da Cesare in battaglia. Il praetor, ossia il comandante dell'esercito stanziato a Mitilene, rivolgendosi sia a Cesare che al centurione, afferma: Dicebas te eri in prelio ab hoc juvene e morte e reptum esse. Dicevi, dicebas, che tu, te, eri in prelio, che ieri in battaglia, ab hoc juvene, da questo giovane, e morte e reptum esse. Sei stato, letteralmente, strappato e reptum dalla morte. Dicevi che ieri in battaglia sei stato salvato dalla morte da questo giovane. Il giovane in questione è ovviamente Cesare. Quindi dicevi di essere stato salvato da questo giovane ieri in battaglia. E il centurione conferma: Dicebam et dico, dicevo e dico adesso, istum juvenem vitam meam servavisse, che questo giovane mi ha salvato la vita, letteralmente che questo giovane ha salvato la mia vita. Iste tanquam pater semper a me honorabitur, costui honorabitur sarà sempre onorato a me, da me, pater, predicativo del soggetto, come un padre.